praticare i giornalisti. Sì. Sarebbe bello, però mi piace che cioè, sono quella lettura stampa. E dice per voi. Stanno pure quelli di Salerno. Babbo, ma lui viene per fare il ferro. Buongiorno, senta, allora inizia, guarda caso, in contemporanea il girone di ritorno e inizia per Avellino un nuovo campionato con gli esempi, insomma, c'è tanta carne a cuocere. Ma sicuramente, anche perché non ci dobbiamo dimenticare che veniamo da partite importanti, da risultati convincenti, quindi bisogna subito calarsi, anche se c'è stata la sosta, però bisogna calarsi subito nella mentalità di poter continuare a fare Gigi, Tesser subito dopo la gara dell'andata Salernitana Avellino alla Rechi disse se avessi avuto Gigi Castaldo questa partita l'avrei vinta. Tu insomma facendo i dovuti scongiuri dovresti esserci sabato, allora se tanto mica tanto Avellino insomma dovrebbe vincere. Ma vedremo sabato a fine partita. Sicuramente vedendo la partita d'andata che avrebbe fatto al di là del risultato una gran bella partita perché abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra che secondo me non merita la classifica che ha, comunque ha dei buoni giocatori e quindi non bisogna sicuramente guardare la classifica, noi dobbiamo cercare solo di fare quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, solo così possiamo fare il risultato. Senti Gigi, sarà una Salernitana completamente rinnovata rispetto a quella del giorno d'andata? Avellino che invece tramite i nuovi acquisti resta quella, ma non c'è più Antonio Zito, se gli potevi dire qualcosa, insomma chi aprirà questa birra sotto quale curva, ci viene da dire, ovviamente lo speriamo che sia tu. La seconda cosa, come vedi Marcello Trotta, come sta vivendo queste ore in cui non si parla che di lui a livello locale, ma soprattutto anche a livello nazionale? Ma per quanto riguarda Zito, vedo che abbia perso un giocatore importante, però ha fatto la sua scelta, quindi bisogna accettarla e quindi insieme alla società ho deciso di cambiare aria, ti faccio un bocca al lupo magari non dalla prossima partita ma dall'altra perché io ci tengo a batterlo sul campo perché siamo amici tutto, però il campo è tutta un'altra cosa, quindi non deve, penso che qualsiasi calciatore vuole vincere questa partita. Poi per quanto riguarda Marcello, sta lavorando bene, è un giovane importante, quindi bisogna vedere il suo futuro, io non so cosa c'è di vero o meno in queste trattative. Lui credo che si deve estraniare da tutto questo e deve cercare solo di lavorare, perché può essere un male per lui. Lui deve pensare solo a lavorare giorno dopo giorno, poi quello che verrà accetterà sicuramente con piacere. Piacerebbe bene che dovesse andare via. Ma sicuramente sì, perché è un giocatore importante, un giocatore che in questa categoria ha fatto bene e sicuramente poteva far meglio, però è giusto anche che si possa giocare questa carta importante perché se ci sono delle richieste è giusto che il ragazzo vada a confrontarsi in ora di mezzo. Senti, ma se andasse via Trotta, come si vocifera, potresti riguadagnare Comi, un compagno di vecchie battaglie dello scorso anno, insomma, che pure ha dato tanto a te e alla Avellino, no? Ma questo non lo so, sono solo voci, poi bisogna vedere se la società, chi prenderà il suo posto, se Marcello magari andrà via. Questo non lo so, sicuramente Comi è un buon giocatore, ha fatto bene, quindi sicuramente se sarà così non è andarci ma con piacere perché non ce l'avrò importante. Sì, una battuta sui nuovi arrivati, che cosa avete detto sul ritorno di Sbaffo? Vabbè, Sbaffo già lo conosciamo, un giocatore subito messo a disposizione, ma lo stesso anche Pagliera, giocatore di grande qualità e quindi sicuramente può far bene. Bene, all'andata su Instagram quando appunto sorteggiate i calendari, insomma, come faccio di impiegare? Quando per sabato dovremmo giocare quella partita e quanto può rappresentare uno stimolo anche ulteriore per la prossima partita? Ma assolutamente, inutile nasconderlo, io ho rosicato tanto all'andata, perché comunque, ripeto, per un calciatore fare un derby è la cosa più bella, credo, quindi
tanta gente, quindi l'importante è che questa settimana sto con la squadra e quindi spero di dare un contributo per una grande partita. Senti, che fai se inizi e se segni? C'è una cosa che fai se segni, lo vogliamo sapere. Qual è invece il tuo bilancio nei derby? Se hai affrontato la Salernitana, qual è l'estate passata, hai segnato, che ti ricordi con Stefani, con vittoria? No, una vittoria e una sconfitta con i derby sempre con la Juve Stabia. Gol no, alla Salernitana non l'ho fatto. C'è sempre una rinoccia. Che fai? No, chiedo di andare sotto la culla come senti, però ti faccio il secondo tempo della domanda, che è una considerazione, quindi se vuoi puoi rispondere, altrimenti no. Ormai si sta diffondendo questa moda, non lo so fino a che punto giusta, di voi attaccanti soprattutto, di non esultare dopo un gol, visto che in sostanza molti, faccio l'esempio di Quagliarella, è un po' ex dappertutto, nel caso tu dovessi segnare, sapendo il peso del derby e quanto vale per la rete, insomma, seggeresti? Assolutamente sì, anche perché non va a giocare a Salerno, quindi sicuramente la mancanza di rispetto verso la propria tifoseria che non è risultato, questo sicuramente non capiterà. C'è il rischio che il fatto che la Juve reduce da 5 vittorie consecutive, tutti dicono che se avessimo giocato questa partita a gennaio, subito dopo Cesena, forse avremmo vinto, ora è tutto da vedere, ma c'è il rischio del fatto che la Juve è avvantaggiata perché sta meglio fisicamente, mentalmente, la Salernitana è un cantiere in gusto, può scattare involontariamente nella molla. Ma questo può essere una cosa pericolosa perché, come ho detto prima, non bisogna né guardare i loro risultati né la classifica, perché loro davvero non stanno facendo un gran campionato, però credo che siano le partite più pericolose, anche perché è un derby, quindi bisogna stare subito concentrati, ma già da oggi non andate a dire che già è troppo tardi, quindi dobbiamo arrivare sabato con la giusta cattiveria che abbiamo messo nelle ultime 5-6 partite e così possiamo fare tanto. Gigi, un'ultima domanda che vuole essere soprattutto un augurio nei tuoi confronti. 44 gol praticamente in 3 stagioni, questa è la quarta con l'Avellino. Il record, il capocannoniere di sempre nella storia dell'US Avellino è un certo Raffaele Bianconino con 56 gol, se consideriamo anche i gol fatti nei playoff dal Pitone. Te ne mancano 12, potresti raggiungere questo traguardo incredibile addirittura in questa stagione? Ma me lo auguro. Di questo non ci penso, non sapevo nemmeno di questa cosa. Io mi concentro solo per dare contributo alla squadra come ho sempre fatto, poi gol arriveranno e se arriveranno arriveranno grazie anche alla squadra che mi supporta.